Ricetta iper detox, crudité di verdure con germogli di rafano. Ciao amici, oggi voglio condividere con voi una ricetta detox, mineralizzante e brucia grassi della cucina vegana crudista. È la crudité di verdure con germogli di rafano, ottima come contorno energizzante. I suoi pregi principali: detox, leggerezza, energia. È una ricetta dietetica ideale per pasti veloci, anche fuori casa quando volete mantenervi leggeri. Il tocco speciale dato dai germogli di rafano. Pensate che sono più ricchi di enzimi e proprietà benefiche della pianta adulta. L'unione di verdure fresche e germogli rende questo piatto detossinante, dimagrante, estivo e altamente digeribile per tutti. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco come si prepara. Crudité di verdure e germogli, contorno vegano, ricetta per due persone. Una carota, una zucchina, un pomodoro, 40 g di germogli di rafano, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di succo di limone e un cucchiaino di salsa di soia. Tempo di preparazione circa 10 minuti. 1. Tagliare le verdure. Tagliare carote e zucchine a listarelle, il pomodoro a fettine. Inserire il tutto in un bicchiere di vetro trasparente. 2. Condimento. Condire le verdure con una vinaigrette a base di olio extravergine di oliva, salsa di soia e limone. 3. Guarnizione. Guarnire le verdure con i germogli di rafano, così, oltre alla salute, l'effetto gourmet è assicurato. Ho spiegato in questo video come fare i germogli in casa. È molto facile. Date sfogo a tutta la vostra creatività e preparate dei bicchieri coloratissimi, pieni di germogli e super dimagranti. E tu sarai il primo squaletto che mangia i germogli. Bravo! In descrizione trovate il link al mio libro di ricette Germogli, scritto insieme alla vegan e raw chef Serena Babbo. Proprietà degli ingredienti principali. Le carote hanno un'importante funzione antiossidante, ostacolando l'invecchiamento della pelle e proteggendola dall'azione dannosa dei raggi ultravioletti solari. Il pomodoro contiene licopene, un antiossidante naturale in grado di proteggere le cellule dall'invecchiamento. Le zucchine sono tra gli ortaggi a minor contenuto calorico, senza grassi saturi né colesterolo, ideali per il detox e la dieta. L'olio di oliva extravergine è antiossidante, protegge fegato, cuore e arterie e migliora le attività cognitive. Il limone è un antiossidante ricco di vitamina C, oltre a migliorare la digestione, disintossica l'organismo alcalinizzandolo. La salsa di soia è saporita, ricca di minerali con poche calorie, quindi leggera e adatta alle diete ipocaloriche. I germogli di rafano, oltre a essere ricchi di enzimi come tutti i germogli, sono un leggero antibiotico naturale. Inoltre sono antinfiammatori e analgesici. Per vedere tante altre buone ricettine, iscrivetevi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche. E ora buone crudité a tutti! Se mangi consapevole, vivi meglio!